Dunque, prima appunto di andare a Lemuria, facciamoci un giretto da qui. Ci facciamo tutto questo pezzo e vediamo cosa nasconde coast to coast. A meno che appunto non ci siano degli scogli, come in questo caso, che ci impediscono l'attracco. Ma non penso che in un pezzo di spiaggia libera ci sia uno scoglio a fermarci. Oh, e invece, guarda un po', mi sono sbagliato. Ma guarda un po', a volte il caso non è così casuale, eh? Vabbè, proviamo a farla appunto coast to coast e vediamo se dall'altro lato possiamo fermarci. Eccoci qua, vediamo se però c'è tipo un ponte per poter... Cosa sei tu? No, aspetta, non ho visto, un goblin soldato. Vediamo. Bello resistente. Però tre colpi lo facciamo fuori. 146 di esperienza vuol dire che siamo ancora in zona. E mi sa, esatto, che di qua non si passa. Ma io non mi ricordo, posso risalirli i fiumi? Cosa sei tu? Uno stordi formica e un lupo atroce. Che cattiveria. Vediamo se... Sono belli e resistenti alcuni. Dobbiamo fare attenzione un attimo in questa zona. Però se riusciamo anche solo a trovare, non lo so, una città qualsiasi, poi magari non ci interessa avanzare subito di storia, visto che sono più interessato ad andare a a Lemuria adesso. Ci fermiamo e andiamo appunto a Lemuria prima. Eccoci qua, per i fiumi possiamo passare. Il punto è che non mi ricordo se poi posso... Sì, posso, perfetto. Eccola lì una città, e c'è anche un ponte. Che città sei tu? Yalam. E tra l'altro qui c'è dell'erbetta da togliere. Sta musica così misteriosa e suspense. Vabbè. Il nostro navigatore Yep è morto. Ora lo ricordiamo grazie alle sue canzoni. D'accordo. Molto triste e cupa la musica, eh? Vediamo se hanno delle armi. Allora, armi mi sembrano che quelle normali siano sempre come nella zona. Niente di eccezionale. Vediamo le rarità. No, niente di nuovo sotto il sole. Fantastico. Armature. Beh, già le armature qualcosina. Niente di che. È un villaggio un po' morto. Guarda là, hai preso questo materiale per me, vero? Ora che ho visto quel materiale, devo lavorare. Quale strumento hai bisogno di me? Ho una pietra e l'asta arrugginita da riforgiare. Credo che l'unica cosa che si possa fare sia questa. La pietra lacrima, non lo so. Esatto, proviamo. Vuoi che brilli, vero? Un po' d'olio di gomito sarà eccezionale. Sono vecchio, però appena ho visto sta roba... Zaccate, zaccate, zazzazza. E quindi? Ah, ok. Pensavo dovessi fare qualcosa. Non so decidere che cosa farò con questo. Strano, ma non lo so mai finché non inizio a lavorare. Qualcosa ha ispirato mio padre a lavorare. Fai salti di gioia. Sì, la mia asta. Il nostro bel tempo impiega sempre molto a terminare il suo lavoro. Forse dovresti aspettare un po' prima di venire a ritirare. Quanto po'? E tra l'altro, qui abbiamo bisogno di forza, che è l'abilità che ha Ivan al momento. Noi, come diciamo gruppo, non ce l'abbiamo ancora. Io come faccio a scendere di là? Credo che dobbiamo passare di là. Togliamo l'erba e con una ventata in teoria riusciamo a passare di sotto. Credo, questa è la mia ipotesi. Proviamo ad andare alla locanda. Vediamo se dormendo magari l'oggetto è pronto o no. Secondo me no, e dobbiamo andare avanti proprio un bel po' di tempo, proprio a livello di tempistica. Vediamo. Mia moglie ha lo strumento che ho fatto per te, te lo darà. Ecco per voi, ora per il pagamento accettiamo solo contanti, va bene? Ok, ecco a te. L'asta lucente. E quanto ti sei presa, scusami? Vabbè, asta lucente. Forza flash. 312 e 247. Hai capito? Tiè, è una bella botticina, eh? Ora come ora. Ah, che 126 in più, mica male. Questo fa 76. Hai capito? Tiè. 242. Ora, come siete messe? 242? 247, è diventata più forte Sara. Ma in teoria mi sa che ci è andata molto bene e abbiamo preso un bel oggettino. Poi Sara ha la corona di spine, al momento le busta comunque l'attacco. Grazie capo. E anzi, a questo punto io ci proverei. Anche perché non mi sembra ci siano altri luoghi dove portarlo, giusto? Proviamo a dargli la pietra lacrima. Vediamo
se ci tira fuori qualcosa. Non so cosa, ma vediamo. Che soddisfazione. Forse... allora, la butto lì. Forse se avessi salvato e ricaricato e vedere se ci usciva un altro oggetto, sarebbe stato meglio. Però io tengo conto che questo oggetto è uscito bene e siamo a posto così. Anche perché se non fossimo andati al Tempio del Mare, tutto questo non l'avremmo ottenuto, quindi siamo tutti contenti. Ecco qui. Dunque, vediamo che cosa è tirato fuori. Oh oh, il bracciale chiaro. Interessante. Aumenta l'acqua. 141-162. Ok. Questo probabilmente per un personaggio come mia può essere utile. Per Jenna in teoria adesso no. Però Jenna è un po' indietro a livello di difesa. Ottimo. Sarà anche un villaggio un po' disperso nel culo. Probabilmente non c'è assolutamente null'altro da fare in questa zona. Però probabilmente quando avremo l'upgrade per la nave potremo attraccare subito qui senza doverci fare il giro lungo. Anche se... aspetta un attimo, perché qui il giro in realtà continua. Aha. Vuoi vedere che forse camminando... wow, bel colpo. Sembrava il Rasen Shuriken. Camminando troviamo un'altra città, troviamo un Dijin e troviamo un orso nero che sembra verde, però fa niente. L'unico che è indietro al momento veramente nel gruppo è proprio Pierce. Cioè, Sara fa 115 di danno. Vabbè, abbiamo preso un ottimo oggetto adesso. E Pierce fa 76. Cioè, sei un po' indietro, fratello.